Se vi dico Piaffè, sapete cosa significa? O per esempio, dove nasce l'alta scuola? Nel prossimo servizio un ampio ritratto del panorama iberico. Franco, quando vuoi, io ho visto che stanno già per microfonarti per essere pronto, quando vuoi è partita la cartolina per le andaluse, entra con il tuo commento e ci farei sapere di che cosa ci parlerai oggi. Quindi quando vuoi prenditi la linea. Le figure dell'alta scuola che stiamo vedendo sono degli esercizi, delle operazioni, le chiamerei così, puramente artistiche. In realtà queste figure derivano dal lavoro del cavallo nei campi, in campagna, e dall'impegno del cavallo in guerra o comunque nelle parate. Noi vediamo appunto delle espressioni artistiche, ma questi esercizi che il cavallo fa in questo momento in realtà sono delle figure che il cavallo fa in natura e che l'uomo è impegnato a coordinare, a dirigere in maniera diversa per far fare al cavallo delle figure assolutamente spettacolari, ma che appunto, ripeto, sono figure del tutto naturali. Basta guardare un cavallo in libertà, in un paddock, o soprattutto uno stallone con delle fattrici, e gli vedremo fare esattamente le stesse figure. L'uomo ha codificato queste figure, gli ha dato un nome, si dividono appunto in varie, si chiamano esattamente figure in termine tecnico. Franco, quando puoi, spiega anche ai nostri amici a casa, così magari io mando un contributo mentre spieghi, il significato di alcune figure spagnole, così riusciamo a capire e a far capire ai nostri amici a casa l'importanza di certe mosse. Così mentre tu parli io ti mando i contributi. Che cos'è il piaffè? Il piaffè è un trotto che il cavallo fa sul posto, non si muove, il cavallo alza anteriori e posteriori alternativamente, proprio per far vedere davanti alla fattrice la sua potenza, questo in natura naturalmente, e questo sintomo di potenza è esattamente quello che il cavaliere vuol far vedere in questo esercizio, l'addestramento del cavallo, il coordinamento dei movimenti. È un esercizio ovviamente difficilissimo, il piaffè buono si vede quando il cavallo alza molto bene anteriori e posteriori contemporaneamente, quando li alza poco o è scoordinato evidentemente il cavallo ha bisogno ancora di molto esercizio. Sono tutte figure che l'uomo fa fare al cavallo, ma che richiede anche 4-5 anni di addestramento, forse anche di più, dipende dal soggetto, dipende dal cavallo. Normalmente questi sono cavalli andalusi, lusitani o lipizzani, queste sono le tre razze fondamentali che fanno questo tipo di esercizio. Pasquale Beretta, per esempio, è uno dei nostri massimi artefici di queste figure, usa cavalli andalusi e cavalli lusitani da lui stesso addestrati. Lui addirittura fa fare ai cavalli questi esercizi quando sono attaccati al calesse, e questo ovviamente richiede un maggiore impegno, perché naturalmente mentre il cavallo montato ha il supporto del cavaliere che lo monta, quindi l'aiuto delle gambe, delle redini, farlo attaccato al calesse è assai difficile, perché evidentemente non c'è l'aiuto delle gambe ma c'è solo l'aiuto delle redini, con il cavaliere, o in questo caso il guidatore, che si trova a 3 metri dietro il cavallo. Il passage è un'altra figura classica ed è un trotto, ma non da fermo, a differenza appunto del piaffè, ma con il cavallo che alza, quindi con il cavallo in movimento. Sono gli stessi movimenti che il cavallo fa, ma ovviamente avanzando. C'è poi la pirouette è una giravolta sui posteriori, quindi col cavallo sta fermo su uno o due arti posteriori e galoppando con gli anteriori praticamente gira su se stesso.
cosa abbiamo poi? Abbiamo poi l'appoggiata è quando il cavallo va dritto, ma avanza ma va lateralmente, quindi appoggia gli arti uno davanti all'altro e si sposta a destra o a sinistra in diagonale, ma sempre avanzando. Gran finale con la reverence, praticamente questo è un esercizio non naturale, questo è un esercizio che il cavaliere impone al cavallo ed è quindi diciamo il saluto finale. Il cavallo piega i posteriori, quindi distende gli anteriori e fa una specie di riverenza. Queste figure le troviamo tutte, come dicevo prima, nell'alta scuola, le troviamo in natura e le troviamo soprattutto nei cavalli che lavorano nell'arena con i tori, per esempio in Spagna, in Andalusia, in Portogallo, in Sud America, che sono cosiddette figure anche da parata. Quindi il cavallo deve essere aitante, deve essere energico, deve essere generoso, e queste sono tutte figure che aumentano l'importanza di tutti questi gesti in natura. Una cosa piccola, una piccola pillola culturale: tutte queste figure che noi chiamiamo alta scuola spagnola in realtà sono nate tutte in Italia intorno al 1500, perché le maggiori scuole di equitazione dell'epoca erano tutte in Italia, soprattutto a Napoli, e a Napoli venivano in quegli anni i rampolli delle famiglie nobili straniere dalla Francia, dall'Inghilterra, dai paesi iberici, e da tutto il centro Europa, e venivano a imparare da noi l'arte dell'equitazione, che poi da noi si è persa nei secoli successivi, mentre invece gli stranieri hanno saputo valorizzarla.